Grazie Presidente. Allora, questo è un tema che devo dire ci coinvolge da parecchio tempo, personalmente da qualche anno, perché ho avuto modo di interagire con chi si occupa proprio specificatamente del problema, partecipando anche a delle riunioni in Senato e devo dire ricevendo anche l'ambasciatore, l'ambasciatrice della Bielorussia per una serie di questioni però legate allo stesso problema. Questa mozione in realtà è stata depositata, protocollata il 16 aprile, quindi qualche settimana fa, proprio in occasione, dicevo, di un consiglio in presenza, quindi abbiamo depositato con la Presidente Guadagno e quindi anche con gli altri firmatari questa mozione. Perché questa mozione? Perché è un tema diciamo abbastanza serio, abbastanza complesso, abbastanza importante ed è un tema nei confronti del quale l'Italia, diciamo, è stata sempre molto particolarmente attenta, attenta nei confronti dei minori, mettendo in atto proprio una serie di progetti di accoglienza e di sostegno sempre più importanti e di qualità. Presidente, se non è un problema, io lascio il video disattivato, perché ho problemi di Sì, connessione. assolutamente, prego. Quindi, ora in particolare, dopo il disastro di Chernobyl, si è attivata una rete di solidarietà familiare che pone l'Italia al primo posto tra i paesi europei, sia per numero di minori accolti, che provengono principalmente dalla Bielorussia, e sia per come dire, l'accoglienza che viene proprio riservata a questi bambini. Una realtà che è resa possibile, come è ben specificato nel testo della mozione, anche in virtù di un accordo tra il governo italiano e il governo bielorusso, siglato addirittura nel lontano 2007, e che rende l'accoglienza dei bambini di età compresa fra gli 8 e i 13 anni temporanea e finalizzata ha come dire, un obiettivo che tende ad aiutarli, soprattutto da un punto di vista fisico della salute, perché gli effetti di Chernobyl, sembra strano, ma ancora sono presenti. Ora, a causa del Covid, dal 2020 appunto i viaggi verso l'Italia sono stati sospesi, a danno proprio del recupero di questi bambini, che tra l'altro trovano presso le famiglie che offrono loro accoglienza veramente un clima familiare, un clima di grande attenzione, attenzione fisica, attenzione psicologica. Ora, che cosa voglio ancora ricordare? Voglio ricordare che proprio a testimonianza di come l'Italia è attenta a questo tema e di come anche Roma Capitale ha manifestato e continua a manifestare interesse. Ecco, nel 2017 l'amministrazione capitolina di Roma ha proprio organizzato l'evento Il Campidoglio accoglie i bambini di Chernobyl, intervenendo quindi con l'intervento a questo evento di personalità del mondo politico, senza distinzioni di segno politico, perché chiaramente questi sono temi che coinvolgono tutti. Oggi le discussioni, gli ambiti di ragionamento di oggi, degli atti di oggi, ci dimostrano ancora di più come di fronte a determinati temi c'è sempre più convergenza di intenti e quindi anche di obiettivi e di prospettive. Quindi dicevo, in quell'evento del 2017 ci fu l'intervento di personalità del Senato della Repubblica, del Consiglio Capitolino, dell'Ambasciata Bielorussa in Italia e anche del Consiglio regionale del Lazio, oltre che del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, molto attento a tematiche ovviamente di questo tipo. Quindi noi che cosa vogliamo? Vogliamo con questa mozione
che si riprenda il percorso di accoglienza immediatamente, subito, naturalmente facendo attenzione a quelle che sono le norme di sicurezza e qui relativamente al Covid ovviamente, e quindi ad avviare un dialogo con il governo nazionale, con i ministri interessati, con i vari ministeri che sono coinvolti su questo tema, affinché si individuino tutti i percorsi opportuni a che questi bambini possano veramente ritrovare il loro quasi un habitat naturale all'interno del territorio, territorio romano, nel caso specifico del territorio romano. E quindi coinvolgere il consolato e l'ambasciata bielorussia alla collaborazione, proprio per ottenere, per arrivare a questo interesse, che è un interesse superiore, che appunto garantisca i diritti dell'infanzia. Quindi ecco, il tema credo che sia stato, ho provato a centrarlo nel miglior modo possibile. Potrei raccontare anche di esperienze, di percorsi già fatti in collaborazione anche personale con alcune delle famiglie che ospitano questi bambini e che sono effettivamente in attesa di riprendere un percorso interrotto. Naturalmente non voglio sottolineare o soffermarmi, perché non mi sembra il caso, sulle situazioni anche politiche che caratterizzano il territorio in questione. Quello che ora interessa è cercare proprio di avviare un percorso, un contatto. È un percorso idoneo a dare delle risposte, concrete a questi bambini che effettivamente li attendono. Grazie.